Draghi, priorità scuola in presenza, DAD crea diseguaglianze, cauti, ma basta chiusure, obbligo vaccini per over 50 sulla base dei dati. Bianchi, tamponi gratuiti alle secondarie in campagna, sospesa l'ordinanza di De Luca, domani studenti in presenza. Covid, oltre 2 milioni di persone attualmente positive, da oggi Super Green Pass anche per bus e metro, bar e ristoranti all'aperto. A Ginevra i colloqui Russia-Stati Uniti sull'Ucraina, confronto duro, le distanze restano, l'inviato del TG1 tra i separatisti del Donbass. Caso Regeni, il GUP, nuovi accertamenti e intervento del governo per individuare gli 007 del Cairo, i genitori di Giulio, lo Stato, faccia la sua parte. Il grande freddo, il centro e il sud sotto la neve, fiocchi anche a bassa quota, imbiancato il Vesuvio, temperature in calo. In Australia Djokovic vince il ricorso, il giudice lo fa uscire dall'hotel per immigrati e lui corre ad allenarsi. Voglio restare per partecipare all'Open, dice, ma il campione rischia ancora l'espulsione. Su scuola cauti ma no chiusure, DAD crea disuguaglianze, ospedali sotto pressione per non vaccinati e sul governo va avanti se c'è voglia di lavorare insieme. Il rientro a scuola con le nuove regole anti-Covid, il TAR boccia De Luca, da oggi Super Green Pass anche per trasporti, bar e ristoranti. Sale a 9 il numero di ragazze che hanno denunciato abusi e violenze la notte di Capodanno a Milano, tutte aggredite da un branco di una trentina di giovani. Non ho abbandonato la nave, le parole del comandante Schettino al TG2 dopo il naufragio della Concordia, condannato a 16 anni. Ancora tante domande, senza risposta. Pochi mesi fa, la scomparsa di Franco Battiato, l'alba dentro l'imbrunire, uno dei suoi versi più amati, dà il titolo al libro a lui dedicato, con testimonianze di amici e foto inedite. Draghi, la scuola fondamentale per la democrazia va protetta, DAD crea disuguaglianze, obbligo vaccinale per gli over 50 deciso in base ai dati, sul Quirinale non rispondo. Riaperte le scuole, allarme dei presidi, rischio 200.000 classi a casa in una settimana, il TAR accoglie il ricorso, domani si torna in aula anche in Campania. Oltre 100.000 nuovi casi, 227 vittime, più di 2 milioni gli attualmente positivi, l'ansia dei chirurghi, interventi ridotti fino all'80%. Caso Regeni, il Tribunale di Roma dispone nuove ricerche in Italia degli 007 imputati e chiede l'intervento del governo, i genitori di Giulio, l'esecutivo, faccia la sua parte. Italia e Germania sempre più vicine su clima, energia, migranti, basta morti nel Mediterraneo. A Roma l'incontro tra Di Maio e la neo ministra degli esteri tedesca Baerbock. È morta Silvia Tortora, 59 anni, giornalista, fu sempre a fianco del padre Enzo durante il calvario processuale al TG3 Giovanni Minoli. Buonasera a tutti. Unità, fiducia e realismo sono state le prime parole del Premier Draghi in conferenza stampa e sono i messaggi al centro della nostra prima pagina stasera. Draghi, la scuola resta aperta, è fondamentale per la democrazia e va tutelata. No al ricorso generalizzato alla DAD, ha detto il Premier. Poi l'affondo sui Novax. Gran parte dei problemi dipende dai non vaccinati. Sono i 2/3 dei pazienti in terapia intensiva. Invito tutti a fare i vaccini, anche le terze dosi. Il governo va avanti bene. Tra difficoltà e polemiche tornati in classe 6,5 milioni di studenti. Domani scuole aperte in Campania, accolto il ricorso del governo. Scattata da oggi l'estensione del Super Green Pass. 101.000 nuovi contagi e 227 morte nelle ultime 24 ore. Locatelli, falso che Omicron non sia pericolosa e Pfizer annuncia che l'apposito vaccino contro la variante sarà pronto a marzo. Omicron continua a dilagare nel mondo, misure straordinarie in Cina a meno di un mese dalle Olimpiadi invernali. Anche Israele valuta nuove restrizioni, alti i contagi in Francia. Il numero uno del tennis, Djokovic, ammesso in Australia da una sentenza del tribunale, ora è libero, ma il governo potrebbe ribaltare la decisione.
17 le vittime dell'incendio scoppiato in un palazzo di immigrati nordafricani nel Bronx a New York. 9 di loro sono bambini, 13 i feriti in gravi condizioni. Le fiamme, partite da una stufetta elettrica difettosa, è il peggior incendio in città degli ultimi 30 anni. Fitte nevicate, ghiaccio e nebbia. Non si ferma l'ondata di freddo e maltempo sull'Italia. Scuole chiuse e pesanti disagi in Abruzzo e Molise, interrotti i collegamenti con le isole al sud. In Calabria e Sicilia nevica anche a bassa quota, temperature sotto zero in gran parte del nord. Stasera in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini. Tra emozioni e colpi di scena, stasera grande sorpresa per uno degli ospiti della casa e si conoscerà l'esito del televoto tra le 3 concorrenti in nomination. Nella sua prima conferenza stampa dell'anno, Draghi difende le misure sulla riapertura delle scuole. Non ha senso chiuderle prima di tutte le altre attività, sarebbe come tornare a un anno fa, dice il Presidente del Consiglio, contrario alla didattica a distanza generalizzata perché crea disuguaglianze. Al termine dell'incontro Draghi si scusa per non aver illustrato subito il decreto che è entrato in vigore da oggi. Il Premier ha lanciato un nuovo appello per contrastare la pandemia. Gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono ancora molti italiani vaccinati. I 2/3 delle terapie intensive sono occupate da Novax, ha detto il Presidente del Consiglio, che ha spiegato che l'obbligo vaccinale agli over 50 viene dai dati. Sondaggio SVG per noi su cosa ne pensano gli italiani. Riaprono le scuole in Campania. Il TAR ha accolto il ricorso di alcuni genitori e del governo, bocciando l'ordinanza del governatore De Luca, che aveva deciso la chiusura fino alla fine del mese di elementari e medie. Oggi il ritorno a scuola in tutta Italia, con assenze nel personale scolastico e tra gli studenti. L'Associazione dei Presidi lamenta carenze nella distribuzione delle mascherine FFP2. Secondo set a Djokovic nella disputa con le autorità australiane, che intendono bloccare l'ingresso nel paese al tennista serbo perché non vaccinato. Il tribunale ha sospeso l'espulsione accogliendo il ricorso di Djokovic, che è tornato ad allenarsi in vista degli Australian Open. L'ultima parola domani al governo di Canberra, che potrà revocare il visto d'ingresso al numero uno del mondo. E mancano 2 settimane alla prima seduta del Parlamento per eleggere il capo dello Stato. Come accaduto nel passato della storia repubblicana, si annuncia una partita politica ricca di incertezze. Solo 2 presidenti, Cossiga e Ciampi, furono eletti al primo turno. Ci vollero invece 23 votazioni per eleggere Giovanni Leone. Ma qual è lo Stato e allo Stato il potere e il ruolo del Presidente della Repubblica fino ad oggi? Ne parlerà Milena Gabbanelli nel suo Data Room.